sei vittima di un errore medico oppure a causa di un errore medico hai perso un parente, in questi casi voglio spiegarti in parole semplici cosa e come fare per ottenere un giusto risarcimento. Ciao, sono Stefano Di Giacomo e sono un avvocato civilista. In parole semplici, assicuro la miglior tutela a tutti coloro che hanno subito ingiustizie o soprusi. Il mio consiglio è di iscriverti al canale in modo tale da rimanere aggiornato sulle mie prossime pubblicazioni. Innanzitutto è necessario che il medico o l'equipe medica abbia commesso un errore. Questo errore può derivare dallo svolgimento di attività e quindi commesso, oppure può essere omesso, quindi una mancata valutazione. Adesso voglio parlarti di un caso che mi è stato sottoposto. In studio ricevo un cliente che mi dice di avere all'interno dello stomaco dei ferri. Effettuiamo delle valutazioni ed effettivamente durante un intervento chirurgico l'equipe medica aveva dimenticato i ferri all'interno dello stomaco del paziente. Non vi è dubbio che in questo caso si ha diritto a un giusto risarcimento. Ma gli errori possono riguardare non soltanto la chirurgia generale, ma anche la chirurgia estetica, in ortopedia o anche purtroppo nel reparto di oncologia. Infatti una ritardata diagnosi può essere letale e quindi dar luogo a un risarcimento. Ma per ottenere un risarcimento è necessario dimostrare il nesso causale tra l'azione o omissione del medico e l'evento che è accaduto. Quindi è necessario che tu ci trasmetta anche a mezzo mail la documentazione medica in modo tale da sottoporla a medici legali e valutare insieme un'esatta quantificazione del risarcimento che ti spetta. Se hai dei dubbi scrivimi e ti risponderò. Se vuoi chiamarmi fallo e sarò lieto di ascoltarti. Sono Stefano Di Giacomo, sono un avvocato civilista e sono qui per dare voce ai tuoi diritti.